donare elementi di una bottega e custodirli in un processo di memoria, in un contenitore che si chiama museo, ma che si potrebbe chiamare in mille modi, e viene dall'idea di restituire alla comunità non solo gli oggetti che derivano dalle botteghe, ma anche tutto questo patrimonio che è l'essere bottega. La bottega era un luogo dove si acquisiva un'identità professionale, ma anche una identità culturale, ci si appropriava di un futuro attraverso una professione che si stava creando, si imparava a rispettare le regole, si riconosceva il maestro, e il maestro era maestro dell'arte, ma era anche maestro di vita. Il segreto della bottega era tutto questo, era un luogo comunitario. A bottega si legittimava anche uno degli elementi portanti della comunità. Il processo educativo era un patrimonio della comunità. Non era il processo educativo di un ragazzo, di un bambino, non era patrimonio esclusivo della famiglia. La comunità intera aveva titolo a partecipare al processo educativo, a vigilare sulla correttezza dei comportamenti, e la bottega era il luogo in cui questo maggiormente veniva sviluppato. Posso ricordare personalmente, durante un periodo d'oro della falegnameria in cui erano presenti numerosi operai, apprendisti e artigiani, in cui alcuni ragazzi erano messi a bottega per sviluppare più un processo educativo correttivo piuttosto che un processo formativo di mestiere. Alla bottega non solo ci si ritrovavano il maestro e gli allievi, i discentes per così dire, i discenti di oggi. La bottega era un luogo dove la gente si incontrava, era un luogo dove si parlava delle cose della comunità, dove ci si confrontava sull'economia della comunità. La bottega era un luogo dove si sviluppavano le storie della comunità, e gli allievi di bottega quindi imparavano ad essere partecipi non solo del proprio mestiere, ma anche di quello che era il mestiere rapportato alle esigenze della comunità. Tutti gli artigiani si incontravano, ciascuno in un'altra bottega, anche per scambiare la materialità delle proprie esperienze. Il maestro del ferro e il maestro del legno insieme costruivano delle cose, così come il maestro sugheraio, il maestro bottaio, e ognuno scambiava le proprie informazioni tecniche. Il colloquio, per esempio, col maestro Fiori, grande artigiano del ferro battuto, la costruzione insieme di parti legno e ferro, di rendere organiche le due arti materiali. Il discorso con lo zio Raimondo, che era un grande tagliatore di abbozzi di pipe, e con tutti quelli che lavoravano alla fabbrica della radica, e le discussioni sulle qualità dei legni, le differenze della radica rispetto ai legni tradizionali nell'intaglio, la presenza costante nella fabbrica del sughero per vedere quanto potesse essere reinterpretata, per esempio, la presenza del sughero anche nei mobili, cose d'avanguardia se le rapportiamo agli anni 50 e 60, che ebbero anche qualche sperimentazione, però la consapevolezza che tutti i beni naturali che erano presenti in quel comparto, nel mandrolisai, cioè il legno, il sughero, la radica, potessero essere elementi che, oltre che dare, diciamo, una soluzione economica e quindi di sopravvivenza anche alle famiglie, potevano contenere un discorso d'insieme. D'altronde, per esempio, la presenza di un maestro bottaio che conversava sempre con lui a bottega della costruzione di botti, della resa del legno e così via, era legata anche all'economia del vino che era propria di quei siti. Ma non mancavano pastori, agricoltori che mettessero a confronto, insomma, il governo dei propri attrezzi nella falegnameria.
Questo per riportare ad un discorso in cui l'economia generale di una comunità era fatta dall'economia generale della conoscenza perfetta della materialità del proprio lavoro, del proprio mestiere, ma deriva anche dal fatto che comunque la realizzazione di botteghe era l'assicurazione di luoghi dove la comunità si potesse confrontare.